Riflettori puntati su Luca Vallese per il recupero della 29esima giornata tra Alba Adriatica e Penne. La formazione di casa, dopo aver messo al sicuro la salvezza, cerca i tre punti per regalarsi il sogno playoff. Ormai difficile, ma certamente non impossibile. Situazione più complicata per gli ospiti, con un solo risultato a disposizione, per continuare la corsa alla permanenza diretta, in attesa dell'altro Jolly da giocare contro la più quotata Avezzano. C'è tanta aggressività sin dall'avvio, ma per la produzione offensiva dobbiamo aspettare il 35esimo, quando Cacciatore da posizione defilata incrocia e impegna Barduagni. Sulla respinta, Tessi in offside. Nel suo momento migliore, la formazione di Mister Iodice scivola. Pantoni, complice una deviazione, inventa un corridoio per Di Serafino, che con un tocco delicato batte D'Amico per il vantaggio al Benz. Il Penne reagisce con Cellucci, che servito da Tessi aggancia, si gira ma non trova la porta. La prima frazione si chiude con il fendente dal vertice dell'area di Viegas Barriga. Barduagni si oppone ancora. Il Penne torna dagli spogliatoi voglioso di agguantare subito il pari. Cacciatore a sorpresa da calcio di punizione scodella per D'Addazio, che riesce a toccare ma non a superare Barduagni. Al sesto il numero 10 pennese si divora la rete del pari da due passi, servito involontariamente dalla rovesciata di Testi. Poco dopo sponda di Testi all'indirizzo di Silvestri, che si coordina. Il pallone sorvola la traversa. Al sedicesimo le fatiche del Penne trovano riscontro grazie ad un'autorete di Passamonti, che nel tentativo di bloccare un traversone dalla destra beffa Barduagni. Al ventitreesimo Marini serve Paravati, tanta potenza, poca precisione. Al trentunesimo il Penne la ribalta, lancio dalle retrovie a cercare la testa di Cacciatore. Barduagni calcola male i tempi dell'uscita e la palla termina in rete, per il 2-1 pennese. Dura appena 7 minuti la gioia biancorossa. Al 38esimo D'Addazio atterra a Giorgi in aria e per il signor Ferdinando Carluccio dell'Aquila non ci sono dubbi ed indica il dischetto. Dagli 11 metri Paravati incrocia forte e ristabilisce la parità. Si riversa in avanti il Penne, ma nel finale è l'Alba ad avere l'occasione per vincerla con Marini, che all'interno dell'area di rigore si libera bene, ma conclude addosso a D'Amico. Finisce così, un punto che può star bene a Mister De Amicis. Al contrario, dall'altro lato, la beffa finale lascia l'amaro in bocca. È insperato, se vogliamo, alla fine, perché comunque eravamo passati in svantaggio a 10 minuti dalla fine contro la squadra che ha fatto di tutto per vincere questa partita, giustamente perché si deve salvare, e quindi le motivazioni potevano essere diverse, no, all'inizio. Invece i ragazzi hanno non lo so, posso dire ci hanno creduto, non lo so, forse un parolone ci hanno creduto, che noi nel secondo tempo non abbiamo fatto bene per niente, anzi. Ci siamo fatti gol da soli e mi dava pure fastidio sinceramente perdere in quel modo, mi dava fastidio perché veramente ci siamo fatti due gol da soli, anche se il Penne ci ha messo lì, ha creato tanto, ha sbagliato tanto, però soprattutto per i nostri errori, per cui mi avrebbe dato fastidio. Poi alla fine invece è venuto questo pareggio che finalmente intanto mettiamo fine alla parola salvezza, perché sono uscite nuove tabelle che dicevano che avevamo bisogno ancora di un ulteriore punto per essere tranquilli, quindi l'abbiamo fatto e continuiamo a giocarcela fino alla fine con tutte le squadre. Insomma, io l'avevo detto domenica scorsa, no? Noi faremo così da qui alla fine, perché è giusto, perché l'etica, perché la dignità sono valori importanti a cui credo, per cui è giusto così. Bene, mister, c'è il rammarico di aver fatto una grandissima partita ma di aver portato a casa solo un punto. C'è il dispiacere, perché comunque l'avevamo recuperata la partita, siamo in vantaggio e per pareggiare una partita così, insomma, fa male, perché comunque questa è una partita che noi comunque era troppo importante per sperare ancora alla salvezza diretta. Purtroppo è andata così, dobbiamo già pensare alla prossima. Sappiamo che è difficile adesso fare la salvezza diretta, però comunque finché la matematica non ci condanna ai play-out ci dobbiamo provare fino alla fine. No, non mi va di compendare, perché comunque mi dispiace più quello che le parole che ha detto l'arbitro a un nostro giocatore, quindi quello mi dispiace. Dice che parlate perché state retrocedendo, quindi quella è la cosa grave. Quindi là ti fa pensare tante cose, però per il rigore sono onesto, penso che ci stava pure il rigore, ci poteva pure stare. Però poi sentire queste parole da un arbitro, insomma, fa male perché come li fanno loro i sacrifici li facciamo pure noi, quindi dire a un giocatore in mezzo al campo o sotto al tunnel state retrocedendo, quindi penso che sia grave la cosa, quindi, però vabbè, ci sta pure questo, il nervosismo, le cose, va bene così, andiamo.